anch'io sul libro dei ragionamenti e delle brevi osservazioni che poi hanno una conseguenza politica. La prima questione è questa: credo che Baldo Spini lo dica molto, molto chiaramente, il fatto che passare, a pagina 66 dice, passare all'elezione diretta del segretario in congresso, di allora Craxi, è stato il punto chiave della fine del Partito Socialista così come l'abbiamo conosciuto. Un'affermazione del genere ha a che fare molto appunto sulla discussione che ruolo ha il leader, la leadership, che poteri ha, che poteri ha. Quindi io mi trovo molto d'accordo con gli interventi, così come sono stati fatti da molti di voi. Credo che anche la parte finale dell'intervento di D'Alfonso va raccolta la questione del limite, perché questo è un punto essenziale. Io voglio dire inoltre che la CGIL in questo periodo ha elaborato per la prima volta un suo documento molto corposo sulle questioni dello Stato, sulle questioni e la segretaria nazionale nel suo intervento ha detto: se fosse per me, io direi che oggi le elezioni dirette del Presidente delle Regioni e dei sindaci bisognerebbe tornare indietro, perché questi sono stati un punto chiave della crisi della politica fatta in un certo modo. E io penso che questa sia una questione molto vera. Nella proposta della CGIL la questione del parlamentarismo, della centralità del Parlamento è un punto chiave della discussione, e quindi con questo permetterebbe di riprendere una discussione molto più approfondita sulla partecipazione e quant'altro. Quindi io mi ritrovo molto in questa affermazione e credo che anche la questione del semipresidenzialismo che si racconta può essere anche spiegata con l'altra scelta parte dal dottrino, perché la proposta proporzionale può essere la soluzione a questa discussione. Questo però lo dirà lui, non lo dirà. Seconda questione che voglio dire, quindi questo è cosa, chiaramente non possiamo cambiare il sistema elettorale oggi, no? Anche della regione. Se un candidato che si propone dice mi autoregolamento, faccio la scelta del limite, può essere un ragionamento che si apre così come ci ha detto Luciano D'Alfonso. Quindi accolgo, come dire, positivamente una dichiarazione del genere, è importante. La seconda questione, e poi termino l'intervento perché abbiamo avuto molta pazienza, non sono più abituati, è la questione dell'Europa. Adesso io qui ho un'opinione un po' diversa, però la sostanza è importante. Allora, credo che anche qua nel libro di Baldo Spini fa un'affermazione secca, importante su questo, che poi riassume tutta la sua esperienza, eccetera, e dice questo: il successo del governo Letta dipenderà in buona parte dall'andamento della crisi economica e finanziaria internazionale e al ruolo che vorrà giocare l'Unione Europea, nello specifico la cosiddetta Eurozona, cioè la variabile in parte fuori del nostro controllo. Affermazione molto condivisibile da un punto di vista di principio politico, è assolutamente vero. Noi sappiamo che siamo presenti in un passaggio, tutti l'hanno ricordato, un passaggio decisivo sulla questione europea, e in Abruzzo abbiamo un problema che coinciderà elezioni regionali, elezioni delle città e questione europea, quindi ce ne dobbiamo ben occupare, se no rischiamo di riscrivere in uno scenario e siamo in un altro scenario. Adesso il punto che io non condivido e chiudo è l'affermazione appunto che la crisi dell'Europa nasca dal non riconoscimento di Maastricht del debito pubblico in Italia. Per me non è andata in questo modo la storia. A mio modo di vedere la crisi dell'Europa nasce e c'è nel momento in cui ci sono i referendum sulla Costituzione europea, diciamo in questo modo, in particolare in Francia, poi se non ricordo male in Danimarca o in Olanda, non mi ricordo bene, e poi in Norvegia. La partita dell'Europa non si perde a Maastricht, perché ancora Maastricht è una speranza, è ancora fatta in un certo modo, è ancora una regola, anche se mette regola al debito pubblico italiano.
Il punto è che noi veniamo sconfitti sulla Costituzione europea, la Francia viene sconfitta sulla Costituzione europea, ma viene sconfitta sul terreno tipico della, dello straniero e contro lo straniero, la stessa battaglia che si sta combattendo oggi. Oggi il problema dell'Europa è che tu non puoi accettare la regola dello straniero. Lo straniero è un problema e quindi tutta l'Europa è contro questa questione della cittadinanza. Non siamo arrivati alla cittadinanza europea. L'immigrato è un problema, un pericolo, e questo viene giocato a vari livelli, perché la Lega appunto poi lo gioca ad altro livello, c'è il meridionale, c'è quello della porta accanto, e infatti in questo modo il non riconoscimento, la politica non è in grado di girare questa cosa, anche perché non è in grado di fare la mediazione politica giusta. Ma per fare la mediazione politica giusta in questa crisi c'è bisogno di politica economica. Che cos'è la politica economica sull'Europa? Tre cose veloci, dette velocemente, perché se no non c'è mediazione. Lo straniero è quello che ti rubi il lavoro, è quello che sta facendo tutto questo, insomma non è soltanto lo straniero perché è nero e cosa. E che cosa oggi c'è bisogno di politica economica? Oggi c'è bisogno di fare una scelta di politica economica, che ci deve essere chi guida in Europa una scelta di politica economica, anche facendo tre semplificazioni. Per noi significherebbe dire che non siamo d'accordo sul patto di stabilità, sui fondi europei. L'ha votato il Parlamento una cosa del genere in questi giorni. Se noi vogliamo avere delle risorse sulla politica economica, oggi noi stiamo discutendo di 4 miliardi, la politica economica europea vorrebbe mettere in movimento 110 miliardi, le dimensioni sono diverse, ma c'è bisogno di dire che non siamo d'accordo col patto di stabilità sulle risorse economiche europee. Seconda questione, significherebbe dire che l'Europa ha un suo bilancio autonomo nelle entrate, e bisognerebbe dire l'Europa, non noi, eccetera, poi quando si dirà, che si può fare per esempio il bilancio europeo attraverso un intervento fiscale sulle transazioni finanziarie, e sarebbe un altro cambio di passo, perché il bilancio europeo non è dato dagli stati, ma c'è un cambio, sposto in avanti, è l'Europa autonoma che costruisce il suo bilancio, non un trasferimento dello Stato e una discussione dello Stato. La terza questione vorrebbe essere detta appunto che c'è bisogno di un'Europa che ha bisogno di una forte regolamentazione dei mercati quindi non soltanto finanziari, ma anche dei principi di concorrenza. Questo cambierebbe alcune questioni di fondo, e quindi la politica si riapproprierebbe della politica economica e darebbe risposta alla gente, perché sennò oggi siamo disarmati. Perché quando Maastricht è stato pensato, non si era pensato dentro questa crisi e quindi dentro questo disastro e quindi dentro questa risposta che io ho sintetizzato con lo straniero. Vi ringrazio. Ma io potrei sintetizzare con una sola parola, grazie. Grazie di questa sala. Tra l'altro vedo, è una cosa molto bella, che c'è il parroco della nostra parrocchia, c'è la pastora metodista. Grazie agli illustri oratori che si sono confrontati, è stato un dibattito, però credo che vi aspettiate qualcosa di più da me, che non il grazie e basta, e cercherò di farlo in pochissimi minuti. Punto primo, venendo qui io ho sentito una notizia alla radio, che la segreteria del Partito Democratico ha deciso di sospendere il tesseramento. Bene, la nostra assemblea credo che sia la migliore risposta alla crisi della politica. Nel senso che è evidente che una comunicazione del genere ha un effetto, non credo che alzi il morale della truppa, o che ha un effetto molto negativo. Credo che noi oggi, particolarmente nei periodi in cui eravamo addirittura pieni, abbiamo dimostrato invece che c'è voglia di discutere e di confrontarsi. Come vedo io, cioè come vedo, perché è una work in progress, una sperimentazione, l'assetto della partecipazione politica dei partiti politici. Oggi c'è da tenere in qualche modo a bada insieme tre pilastri diversi. Il partito come l'abbiamo conosciuto, come io lo descrivo nel primo dibattito che mi oppone a Gigi Mariotti, non ho messo, poi magari ne parliamo dopo, qualche altra cosa che, per motivi che spiegherò, il partito che abbiamo conosciuto noi era il partito comunità. Il partito che insieme commentava i fatti del giorno, cercava di mettere a fuoco le reciproche, cercava di informarsi reciprocamente, non si affidava soltanto alla lettura dell'articolo della Repubblica. Il partito comunità
ha subito il forte impatto dell'ingresso dei media, in particolare del televisore, perché devo andare a sentire la relazione del segretario di sezione, se apro il televisore mi sento il segretario nazionale, mi dispiace cari amici, compagni, eccetera, sto a casa, apro il televisore e sento. Naturalmente dietro questo passa tutto il condizionamento che sappiamo, e fa il suo ingresso una parola magica che ha assolutamente condizionato la vita politica, la parola sondaggio. Per cui a seconda del sondaggio il segretario e la direzione cambiano o meno. Negli ultimi tempi è entrato in campo un terzo pilastro, di cui è ancora difficile misurare, ma che già per esempio nel caso del primo Obama ha avuto un'influenza importante, ed è la rete. La comunità fisica che noi stiamo costituendo oggi è sostituita da una comunità virtuale, in cui sul web la gente si incontra, si scambia idee, si fa amicizia, naturalmente senza conoscendosi. In qualche modo la partecipazione politica deve vincere, io non ho ricette, pongo il problema, la sfida, in qualche modo di tenere in piedi tutte e tre e sintetizzare tutte e tre queste forme di partecipazione e di conoscenza. Perché Grillo ha detto io non vado in televisione, non vado solo sulla rete, però la televisione l'ha saputo usare anche lui, parliamoci chiaro. Qui c'è veramente la colpa dei post-comunisti, PDS eccetera, nell'avere pensato che era nuovismo superare, anzi tutto sommato contenere le forme di partecipazione politica comunitaria, non comprendendo che era l'unica difesa, non determinante per carità, ma era comunque un filtro rispetto all'ingresso in casa nostra della sinistra e dei media, televisione e giornali, e di un'organizzazione sulla rete che in parte sfuggiva ai partiti. La mia città, così parla la mia città, Firenze, il Partito Democratico ha meno circoli, non del PC, nemmeno a confrontarsi, ha meno circoli di quelle che erano le sezioni socialiste e il partito che aveva il 12%. È un progresso questo? Non lo so. Io temo di no, che non sia un progresso. E quindi io credo che il mio libro è un libro di servizio, perché cerca di dire attenzione, in primo luogo certamente, attenzione, noi non possiamo, e poi c'è tutto il problema della partecipazione in forme moderne, è stato posto, c'è il tempo di entrarci, attenzione, ma noi non possiamo dismettere totalmente il tema del partito comunità, anche perché il partito comunità era anche poi un vincolo, un'inibizione verso certe forme anche di malessere, di malversazioni e così via nel tesseramento. Non so se qualcuno legge ancora l'Unità, temo poco. Io l'altro giorno gli ho scritto una lettera che mi hanno pubblicato, credo fosse giovedì, in cui ho detto ma interessante questa disputa sul tesseramento del PD. Io ricordo una cosa, per carità non era un paradiso, ma che comunque nel PSIFI, che PSI è stato PSI, non potevi votare se non avevi almeno due tessere, cioè potevi rinnovare la seconda anche in assemblea, ma dovevi essere non un signore che passava per strada e che entrava, ma dovevi essere qualcuno che aveva manifestato un interesse a quel partito. Per carità, poi c'erano gli artisti che riuscivano a fare lo stesso, ma però c'era perlomeno questo vincolo. Come si può, qui questo però è il problema fondamentale, si è confuso partito con primarie, sono due cose diverse. Vuoi tenere in piedi un partito, deve avere delle regole, non dico della bocciofila, ma insomma un minimo di regole di partecipazione e di controllo. Ti affidi alle primarie, allora quella è un'altra disciplina, un altro settore, ma mescolando le due cose, crei questo pacciugo politico che ci ha portato in questa situazione. Noi rischiamo alle prossime elezioni di avere sulla scheda questi tre nomi, Renzi, Berlusconi e Grillo. Io non mi sentirei soddisfatto e contento, non mi sentirei rappresentato. Allora, evidentemente c'è un gran lavoro da fare. Punto primo, quello che vuol dire il mio libro, non disperdiamo l'aspetto comunitario. Diamo alle primarie quel risalto che devono avere. Io sono pronto, se crede che gli possa dare una mano, a dare una mano ad Alfonso, mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto, e il modo in cui sta conducendo. Diamo quel risvolto che devono avere, ma non mescoliamole e rimpiazziamole col partito. È evidente. Da questo punto di vista io credo che il segretario del partito e il candidato alle presidenze dovrebbero essere due persone separate, ma non c'è dubbio. Ma non c'è dubbio. Secondo aspetto che il mio libro cerca di mettere in evidenza, e così chiarisco. I partiti poi non sono figli di nessuno, sono figli del loro rappresentatività elettorale, ma io vedo il voto elettorale come una specie di metallo in fusione che si deposita nella forma del sistema elettorale.
Quello stesso metallo in fusione può dare un risultato proporzionale, un risultato, il professor Prospero ci potrebbe essere maestro, un risultato col maggioritario, con il sistema americano, con quello francese e quant'altro. Allora io quello che chiedo è una cosa minimale, mi rendo conto che chiedo già molto. Dateci, se ce la fate a cambiarlo, perché il Porcellum secondo me è stato un disastro assoluto, cosa ha caratterizzato il fallimento di queste elezioni? Nell'ultima settimana, molto probabilmente, un 5% di elettorato è passato dal PD a Grillini. I sondaggisti non se ne sono accorti, ma nemmeno i politici se ne sono accorti. Avrebbero cercato di rimediare, di dire qualche cosa. Perché non se ne sono accorti? Perché con tutti i loro difettacci, il sistema con cui venivamo eletti noi, vuoi le preferenze, vuoi i collegi del Mattarello, ti costringeva ad andare a cercare i voti. E mentre vai a cercare i voti, se la gente ti chiude la porta in faccia, te ne accorgi. La gente invece ti apre la porta contenta e ti dice ah bravo bravo vai avanti, te ne accorgi. L'ultima parte della campagna elettorale erano riunioni fra di loro, ma le riunioni fra di loro sono gratificanti ma non bastano. Quindi via il Porcellum. Dopo di ciò, per piacere, dateci un sistema coerente. Io quello che mi auguro è l'80% a preferenze, il 20% a lista bloccata, oppure il Mattarellum che aveva questo limite, e questo è l'unico referendum di segni che vi stupirà che io ho appoggiato, il 75% col maggioritario, quindi questa è un'indicazione a fare partiti almeno tendenzialmente bipolari o se non bipartitici, però il 25% proporzionale, il che significava che poi chi aveva la proporzionale poteva chiedere un po' di seggi nell'uninominale, se no non avrebbe portato l'appoggio, e quindi hai creato partiti deboli, tanti partiti debolissimi, quanti erano? Tantissimi, ma debolissimi, perché in realtà non avesse col proporzionale un partito che esprime qualcuno e può e si organizza il rapporto. Quindi la mia prima richiesta è una cosa coerente. Volete fare un proporzionale? Fatelo per bene, fatelo sul serio. Io sarei, ma questa è una mia preferenza, spero di non essere incorretto, io sono convinto che il sistema francese del vecchio Mitterrandiano darebbe un certo shock, ma non è che io sia legato al sistema. Io dico fatene uno coerente che consenta ai partiti di ristrutturarsi, di adeguarsi a questo e su questo rilanciarsi. Seconda cosa. Terza cosa è il tema della politica economica e sociale. Io vi dirò cose che forse qualcuno non condivide, ma è possibile che noi abbiamo un governo che si chiama delle larghe intese e che tutto è capace di fare, tranne per esempio di recepire il documento congiunto Confindustria sindacale. Dovrebbe essere il tipico argomento della larga intesa. Il conflitto sindacale, con tutti i limiti di quel documento, si mettono d'accordo su una cosa, dovrebbe essere il programma del governo, no? Se è un governo di grande coalizione. No, il programma del governo l'ho detto a Berlusconi in un altro modo, perché è interessato alle sue cose, alla sua costituenza, e deve dargli delle risposte. Ma non si scappa da questo punto, non si esce da questo punto. È vero o non è vero che abbiamo ancora un apparato industriale interessante in Italia e che si è difeso malgrado tutto? E noi dobbiamo rispondere a questo. La Germania che cosa ha dimostrato? Fa tante cose, e su questo forse saremo d'accordo anche a questo tavolo. Si era detto i paesi avanzati non possono che avere che dismettere il manifatturiero ed avere finanziarizzazione e terziarizzazione. La Germania, certo con la sua esperienza particolare, dimostra che non è vero. La Germania se l'è cavata perché ha un manifatturiero, perché ha la domanda cinese, indiana, brasiliana, oppone, cioè fa incontra dei segmenti di produzione che siano interessanti. E allora su questo facciamo una riflessione, invece di anche qui di muoversi. Io credo di aver già detto abbastanza con queste tre cose che sono, però le voglio legare. È chiaro che il mio libro, e qui grazie a Luciano che dice che io ho ancora un avvenire, una spunta da passare, lo mio. Io sinceramente quando ho scritto il libro non è che ne fossi particolarmente consapevole. Potrei vedere il film di tanti avvenimenti, potrei vedere che dopo un anno di presidenza della direzione di S, mi ricordo quel licenziamento senza una parola di motivazione, sostituito non da uno che avrebbe avuto alcun senso, ma da tre, uno per corretto, perché aveva bisogno di essere tre, perché in questo modo i tre della presidenza venivano buttati nella segreteria e potevano partecipare, e con questo si licenziò il sottoscritto, come vanno licenziato tanti altri, per carità. Ma mi ricordo che nel 2006 furono a lungo incerti se ricandidarmi, poi decisero che io avevo un buon elettorato che valeva la pena di ricandidarmi. Ma poi mi fecero deputato semplice, cioè uno con 8 legislature, ministro della Repubblica, uno che il deputato lo sapeva fare, come si è visto, ma semplice non è un'esagerazione, semplice vuol dire semplice, cioè nemmeno quelle cose interne, la delegazione alla NATO che danno altre, semplice vuol dire niente, cioè l'abbiamo dovuto subire, ma detto questo io non mi sono scoraggiato, e questa credo sia una lezione per tutti.
Non mi sono scoraggiato perché c'è una lezione. Ti possono privare del potere politico, eccetera, eccetera, ma se c'hai un cervello che funziona, qualche idea, e qualche idea, bravissimo, e qualche idea da far valere. Detto questo, però, a questo punto io un'idea ce l'avrei, e cioè che noi dovremmo essere capaci di ricucire le fila di tante esperienze all'interno della sinistra, del centro-sinistra italiano, e costruire davvero la forza politica, quel partito che poi si esprimerà nelle primarie, per carità, quel partito che sia capace di recuperare rispetto all'assenteismo e rispetto al grillismo, ma non credendo, perché non è vero, poi è un fatto effimero, che recuperi perché offri il sorriso o la faccia nuova o così via. Recuperi strutturalmente, se riesci a riattirare la gente, qui certamente le risorse che crescendo sono tante, all'attività politica e alla partecipazione politica. E quindi demistifichi questa specie di opposizione casta che il Porcellum è stato letale su questo. Io faccio l'esempio toscano. A Firenze, in Toscana, alla Camera si vota su una lista di 38 persone. Il Partito Democratico prende più di 20 di questi 38. Il cittadino che la domenica è andato, si chiama così, al presso scolastico, a votare. Non so voi in Abruzzo. Io credo che il cittadino toscano abbia letto sì e no i primi 5 o 6. Ma se sei dedicato. Dopo di ciò vuol dire, ora scusate, io sarò un democratico borghese, vuol dire che la gente non sa nemmeno chi è eletto, ma questa è la negazione alla democrazia, perché la democrazia significa io eletto Valdo Spini, lo giudico, ha lavorato, invece è andato a cena, ha perso il tempo, che cosa ha prodotto, era presente. Tanto con l'informatica oggi si vede tutto, se il deputato era presente, non era presente, cosa fa, in tempo reale. E lo giudico dicendo hai fatto bene, oppure dico hai fatto male, hai fatto delle leggi che non condivido. Ma se non puoi più nemmeno fare questo, certo che avanza la casta. Certo che avanza, perché non puoi nemmeno dire e differenziare. Allora, io credo che dovrebbe unificare. E allora, io non voglio dare consigli a nessuno, per carità, poi vedo parlante, ve lo si sa. Ma è possibile che dopo l'assenteismo che si è verificato, il successo di Grillo al 20%, il PD prima di fare il congresso, senza posti in palio, fateli voi, non c'è problema, non sente il bisogno di fare una grande assise di fondazioni, di sindacati, di società civile, poi il congresso, poi la rivincita fra Renzi da una parte e Bersani da Lema dall'altra. Ma noi rischiamo di avere solo la rivincita del vecchio congresso, il rapporto alla zona elettorale, senza, e dopo ci diranno c'è la ricetta nuova. Allora il mio libro, ma non so qua, comunque fa alcune, il precedente era più cattivo e fa vedere tutti i simboli che sono variati, però l'editore era un po' avaro, sono in bianco e nero, se erano a colori sarebbe stata la divertente, il precedente libro è inventato di colori. In questo libro io faccio due o tre cose, dice le formule, l'Ulivo, i progressisti, l'Ulivo, l'Unione, l'Italia bene comune, temo che la prossima avrà ancora un altro nome. Le persone. Cominciamo dalla sinistra. Occhetto, dopo Occhetto il primo Veltroni, D'Alema il primo Veltroni, dopo il primo Veltroni Fassino, dopo Fassino il secondo Veltroni, dopo il secondo Veltroni Franceschini, dopo Franceschini abbiamo avuto Bersani, Epifani e poi il signor X o la signora, no, il signore non c'è nel campo, il signor X. Vogliamo vedere la parte cattolica? Martinazzoli cacciato via perché aveva preso il 10%, se lo vedono col canocchiaro, volevano ringraziare. Martinazzoli. Dopo Martinazzoli io lascio perdere tutti i giorni, Gerardo Bianco. Dopo Gerardo Bianco Franco Marini. Dopo Franco Marini Castagnetti. Dopo Castagnetti Rutelli, che poi sarà anche il candidato comune. In mezzo Prodi, che era in qualche modo tutti e due. A forza, per non affrontare i problemi strutturali dell'identità dei partiti e delle loro programmatiche, abbiamo bruciato uno dopo l'altro simboli, nomi in un vorticoso modo di questo genere. Ora, tutte queste persone... Tutte queste persone avevano, siamo tutti esseri umani, i loro difetti, ma quanti ne abbiamo bruciati? Ma quanti ne abbiamo bruciati? Allora, vogliamo fare una rivoluzione copernicana? Vogliamo fare una rivoluzione copernicana? Partire invece dall'identità, dalla struttura delle risposte, dai problemi e quant'altro. Allora, questo è almeno il tentativo, naturalmente non lo può fare solo un libro. Il libro si è apprezzato, gira un po' l'Italia e suscita delle discussioni. Ma io mi domando se anche sul piano locale non possano sorgere iniziative, comitati, confronti, che vogliono portare avanti, senza posti in palio se non è finita, ma insomma, ma che vogliono portare avanti questo tema, la rifondazione della partecipazione politica collettiva e la capacità di dare una risposta matura
della sinistra dei nostri tempi. Anche perché tutto si smitizza. Io capisco che in un certo momento della vita politica dice ma lasciamo perdere il socialismo europeo, c'è Obama. Oggi non basta più nemmeno dire c'è Obama, perché è infantilismo forse un problema. Il problema è di riuscire, pensate che ieri la televisione ha annunciato, se ho capito bene, che il Partito Socialista Europeo ha confermato la candidatura di Schulz e ha chiesto al PD italiano di organizzare il congresso del PSE in Italia dal 28 febbraio al 3 marzo. E noi ci si presenta lì con un piede dentro e un piede fuori. Ma dovremmo presentarci, tra l'altro il Partito Socialista Europeo ha un brillante candidato alla CUP, ma se io chiedo a voi chi è il presidente del Partito Socialista Europeo? No, si chiama Stanisce, è un bulgaro. Cioè a dire, non puoi andare avanti con figure che la Repubblica, dovremmo chiedere un presidente che abbia una figura riconoscibile. Quando era un ragazzo, non si doveva mai dire, ma insomma si sapeva che Willy Brandt era il capo, penso che ecco, oggi sia appunto, io vi ho chiesto chi era il presidente del PSE e nessuno mi ha risposto. È una crisi, anche quindi dovremmo portare anche a quel livello, mi sembra di aver detto abbastanza, mi auguro che non sia semplicemente appunto un confronto. Ringrazio veramente tutti gli oratori, naturalmente io simpatizzo di più con quelli che hanno detto bene del mio libro, ma questo non vuol dire, che non ringrazio anche chi è stato critico, anche perché siccome a me dicono ogni tanto sono troppo severo e troppo amaro, se sono un po' zuccheroso, ma non è male. Grazie a tutti.